non so come dirvi grazie, perché un regalo più bello di questo non potevo riceverlo, di poter rinnovare la mia personale offerta a Maria, di me stesso e del mio sacerdozio a 60 anni. Quindi grazie di avermi accolto con voi e di poterlo fare qui, in questo santuario. Anche la Madonna del Popolo, come possiamo vedere, offre a tutti noi Gesù, un gesto semplice e molto naturale. Ogni mamma in genere, nel presentare il suo figlio, gioisse, e noi abbiamo ascoltato nella parola di Dio: rallegrati Gerusalemme, Gesù è nato, il Messia è venuto. E noi abbiamo il dovere di accoglierlo, di farlo entrare nella nostra vita, perché ci cambi, perché ci faccia diventare come Lui e in Lui figli di Dio. Gli studiosi ci dicono che per ogni essere umano, soprattutto di sesso maschile, il rapporto con la sua mamma risulta fondamentale e determinante, in particolare in vista del rapporto con tutte le altre donne che rappresentano la femminilità nella storia dell'umanità. Il figlio diventato adulto quindi stabilirà delle buone relazioni in base a come ha vissuto il suo rapporto con la mamma. Nella nostra cultura attuale, poi, noi sappiamo bene che un figlio che non riesca a realizzare al momento giusto il distacco dalla madre è destinato a rimanere per tutta la vita in uno stato di infantilismo psicologico e anche spirituale. Questo distacco non è un trionfo del maschile sul femminile, arbitrariamente ridotto talvolta solo alla maternità, come se il femminile fosse solo una funzione generativa. Questo distacco non è soprattutto una forma di mammismo da adottare come stile di vita, identificandosi esclusivamente con il corpo, come se noi fossimo solo corpo, oppure con l'emotività, o con un'affettività possessiva che pretende di avere tutto, come il bambino del resto, che pretenderebbe di mettere in bocca tutto. Questo distacco, invece, che può anche costare tante volte, è una tappa indispensabile del processo di crescita. Il maschilismo rude, violento, assassino perfino, di questi ultimi tempi, che ci inquieta, che ci preoccupa, che ci spaventa pure, affonda le sue radici anche in questo fallimento. Ed è giusto che gli educatori siano aiutati a portare i bambini a sviluppare il progetto di Dio in loro, che li porta anche ad accettare il distacco. Come quando l'aquila vola vicino alle rocce per provocare l'aquilotto a buttarsi. Molte persone, purtroppo, non hanno il coraggio di buttarsi. Esistenzialmente restano a razzolare nel cortile di casa, beccando qualsiasi cosa ci possa essere attorno a loro. Se leggiamo bene il Vangelo, ci sorprende una cosa: che Gesù parla poco o niente a sua madre. Che Gesù parla poco o niente di sua madre, che pure gli è sempre stato vicino. Quando lo fa, addirittura tende a relativizzare il ruolo del padre e della madre,
in qualche modo a prendere le distanze. Una volta perfino in modo sbrigativo, che ci confonde, quando a chi gli diceva c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano, e lui dice ma chi sono mia madre e i miei fratelli? Sono quelli che fanno la volontà del Padre dei cieli. Gesù quindi nel suo vissuto nei confronti della donna in genere è ampiamente trasgressivo per il suo tempo. Si dimostra un uomo libero, inedito rispetto alle abitudini e allo stile di comportamento del suo ambiente. Forse in nessun altro campo la novità è così evidente come nei rapporti di Gesù con le figure femminili. Così assoluta è la sua libertà, così forte e disturbante che gli stessi evangelisti recepiscono in uomo fino a un certo punto, anzi, quando lo recepiscono cercano di camuffarlo, di annacquarlo un po', di sfumare la novità e di normalizzarla, quasi fossero sconcertati dal comportamento di Gesù. Ecco perché il Gesù che ci presenta Maria è un uomo di straordinaria libertà, un uomo giunto a integrare come pochi altri il femminile nel proprio essere. E se è avvenuto questo, lui deve aver avuto una madre che ha stabilito con lui un rapporto inedito per qualità e per naturalezza, e non poteva essere diversamente. Anche lei, la madre, deve essere stata una donna niente affatto comune, almeno per quanto riguarda l'apertura all'uomo, sempre accolto come venisse dalle mani di Dio. Accogliere Gesù che la Madonna ci propone è diventare come Lui figli di Dio, figli nel Figlio, dice San Paolo. La parabola della nostra vita, questa avventura che è fatta anche di tanti distacchi, di tanti abbandoni, di tante sofferenze, ma anche di tante gioie, quella che nel Medioevo rappresentavano come l'avventura del cristiano nel labirinto, noi qui ne abbiamo uno stupendo, straordinario nella chiesa di San Pietro. Questa parabola, questa avventura, questo progetto di Dio ha un'unica conclusione vera: quando ci incontreremo con il Signore e Lui ci guarderà nel volto e dirà di ciascuno di noi, nel tuo volto io vedo i lineamenti del mio, vieni, resta con me. Spero che il Signore mi farà questo regalo.